Emozioniamoci un Sì. altro per un minuto, per 40 secondi con Telecronaca di Giuseppe D'Agostino. Andiamo a vedere una delle partite che avete già citato. Ecco, a Mauri, che cosa ha fatto Cassani? Che cos'è stata quella sera incredibile, no? Mamma mia, è stata davvero una serata fantastica. Cioè, tutto contro una Juve che è forte, in quel periodo lì stava andando forte, volevano andare in Champions, mi ricordo che era appena tornata della Serie B. È stata davvero una partita unica. Cassani, vi racconto un aneddoto che è successo, che poi ci allenavamo ogni tanto a Barbera, no? E ci siamo messi lì io, lui, Miccoli, e dicevamo a lui: dai, adesso facciamo uguale senza portiere, senza nessuno, vediamo se si riesce a farlo. Non ha sembrato una volta la porta, che Palermo Ma io possa veramente avevo la speranza continuare di su questa vedere strada. Amaury in campo col Palermo quest'anno, perché avevo sentito che c'era la possibilità, quantomeno lui aveva ancora voglia di respirare l'aria di Mondello, però mi sa che non si è potuto realizzare. Speriamo, non lo so, per il futuro, perché guardandolo ancora ha quei tratti di calciatore che potrebbe dare ancora tantissimo a una squadra come il Palermo. Assolutamente. Sì, la cosa, la voglia c'era, però purtroppo, sai, a volte delle cose non succedono, però allo stesso tempo io sempre mi sono dichiarato un tifoso palermitano, un tifoso del Palermo, della società, del popolo. E questo Ecco, per me è una cosa che io porterò per il resto della mia vita, e anzi, io sono qua già ansioso, fiducioso, facendo un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, che loro possano continuare in questa camminata, perché Palermo merita la B, e dopo la B merita la A. quindi non c'è stato alcun contatto con lui, eccolo, il presidente del Palermo. Non vi siete sentiti, giusto? Non ti risponde, La non ti risposta è stata risponde. È data. una brutta domanda quella, no? È Colpito e una brutta abbondato. domanda. In pieno, in Mi pieno. state Ecco. mettendo in imbarazzo, esco da qua. Esatto. Ha già risposto, dai. Non lo mettere in imbarazzo. Tempo invece, parliamo dei tuoi anni qui. Intanto, in quella stagione del 2006-2007, se non ti fossi infortunato in quel maledetto scontro con il portiere del Siena Manninger, in quel Siena Palermo maledetto, potevamo veramente raggiungere la Champions, secondo te? Sì, sono convinto che oggi, no, a distanza di anni, poi io sono uno che a volte molti calciatori dicono: ah, io non vedo il calcio di qua. Io vedo, invece io vedo, studio le cose, studiando un po', no, in questi anni che ho avuto a disposizione, che ormai sono 4 anni che ho smesso. Sì, vi racconto che sono riuscito a vedere tutta la stagione 2000, 2006-2007. Non mi crederete, vero? No, no, ti chiediamo perché sei rimasto affezionato a Io noi. sono riuscito a vedere tutta la stagione fin quando è successo quell'infortunio. E guarda,
io sono più che convinto che in quell'anno lì il sogno di andare in Champions sicuramente era fattibile. Una, perché eravamo una squadra molto, ma davvero molto affiatata. Io stavo vivendo un momento veramente speciale nella mia carriera. Avevo dei giocatori che in quel momento stavano vivendo dei grandi bel momenti, come Di Michele, Corini, Simplicio, Guana, Bresciano, sai, Barzagli, Zaccardo, Biava. Insomma, avevamo io un allenatore che per me è uno dei più importanti che ho avuto nella mia carriera. Perciò quell'infortunio, come posso dire, è stata una mazzata, una cosa che non ci volevo, una mazzata grande. Però gli dico di più, secondo me, non dico vincere lo scudetto, che era impossibile anche perché l'Inter era troppo forte, però dare il filo da torcia fino alla fine sicuramente l'avremmo fatta. Qual è il gol più bello che hai realizzato con il Palermo? Forse l'abbiamo già visto. E ho avuto fortuna che ho fatto dei bel gol a Palermo. Sicuramente per me, personalmente, ho sempre dichiarato che quello con la Fiorentina, il 3-2, è stato il secondo gol, è stato una cosa che dopo quel gol il nome di Amauri è esploso. Perciò io mi prendo, anche se quello con la Juve non è stato male, diremmo. Quello di testa? Di testa è stata veramente una bella giustata, però io me lo prendo quello di a Firenze, che al 90esimo fare una giocata così, proprio avevo mai di 5.000 tifosi parlamentari sulle spalle dietro, che urlava, è veramente una sensazione unica. Voi, qual è il compagno con cui hai legato di più? In quell'anno o in totale? In totale. Guarda, io Simplicio, sicuramente è mio fratello, no? Noi ci sentiamo, diciamo che è un'amicizia che è cominciata a Palermo e è durata e durerà per tutta la vita. Quello è il con lui abbiamo un rapporto, e logico, con il nostro ex capitano Fabrizio, anche noi ci sentiamo spesso e ci si messaggia e ci si ricorda ogni tanto, anche facciamo dei giochetti su Instagram, perché anche lui ha avuto una parte in questa storia del Palermo. Perciò direi che questi di quell'epoca lì, loro due, Barzeretti anche, siamo quelli che siamo rimasti più in contatto fino ad oggi. E purtroppo sappiamo che il tuo tempo a disposizione non è tanto, non abbiamo purtroppo 24 ore per poterti intervistare quest'oggi. Ti volevo dare un minuto, qualche motivo per ritornare a Palermo. Vediamo se adesso riusciamo a convincerlo a Mauri a prendere l'aereo e cercare di trovare un qualche accordo. Eccolo qui. Imbarazzo. Io devo uscire dal collegamento, secondo me. Queste cose non si fa, la prima volta che fanno queste cose. Ecco qui, qua ce n'è un'altra. Bei tempi. Ti volevo chiedere, al di là poi della convenienza economica, tutto quanto, sia per il Palermo che per te, pensi che il primo anno dopo l'infortunio sia stato poi quello giusto per fare questo passaggio di categoria, voglio dire, di qualità, di livello? Cioè, voglio dire, andare alla Juventus per tutto quello che poi è stata la tua carriera, è stato fatto questo passaggio al momento giusto, o pensi che magari un altro anno al Palermo ti poteva far bene? Guarda, come posso dire, io avevo già 28 anni e volevo giocare alla Champions, e quando è successo che ho cominciato queste trattative e tutto, il Palermo all'epoca già in pratica a gennaio già aveva messo d'accordo con la Juve, e allora la cosa, come posso dire, è stato utile, nel senso, per Amauri, che aveva il sogno di giocare alla Champions,
di fare il gran salto di qualità, quello che il Palermo mi ha permesso di farlo. E una per la società, perché sappiamo bene che in quegli anni, anzi in tutti gli anni, il Palermo è vissuto su queste cose. E abbiamo visto con Cavani, no, abbiamo visto con Toni, con Amauri, con Cavani, con Barzagli, Pastore, Dybala, con tutti questi calciatori che sono riusciti a fare qualcosa di importante quando delle grandi squadre ci hanno messo gli occhi, la società sopravviveva anche di quelle cose. Perciò è stato le due cose. Poi, sai, io non mi pento, dico la verità. Magari potevo in un futuro più avanti tornare a Palermo, però quello non c'è mai stato una come posso dire, una cosa concreta, ecco, di dire. Ho visto qualche dichiarazione di Zamparini che ha detto: ah, se Amauri volesse tornare, tornereste. Anche lui, se mi voleva, andava come a prendermi e mi portare giù. Infatti, hai capito? No, gliel'hai fatta pagare, ci ha fatto gol a Parma, quindi gliel'hai fatta pagare. Guarda, devo uscire perché hai avuto anche una bella responsabilità, Mauri. Leggiamo questo messaggio: per il secondo gol con la Fiorentina, mio nonno dalla gioia si sentì male e finì in ospedale. Robby Pedinella. Pure io avevo la bella storia pensionata. E questa non era la gioia, questa era la disgrazia. Spero, io mi auguro. Alla fine era solo un malore. Lo ringraziamo, Amauri. Io, Roberto, purtroppo non riesco a sentire Pedivellano il tuo audio. Amauri, è stato un onore. Aspetta, no, ci siamo, vai. Aspetta, Enzo non l'ha detto, ma il messaggio era di mio figlio, quel messaggio. Praticamente mio padre, dopo il gol fatto alla Fiorentina, l'ho dovuto accompagnare all'ingrassia perché aveva i battiti accelerati del cuore. Per fortuna tutto è andato bene. Ecco, guardate la sua faccia. Ecco. Grazie a Mauri, ragazzi. La storia. Grazie a te, grazie. E speriamo sia di buon auspicio, grazie, per questa partita di oggi. Sicuro, grazie ragazzi dell'invito, è sempre un piacere incontrarvi, principalmente a voi, no? A cercare di passare questo messaggio ai ragazzi e anche ai tifosi di crederci, e che sia davvero di buon auspicio perché Palermo possa continuare a volare. Dai! Grazie, ciao, alla prossima! Grazie! Ciao Mario! Grazie! Ciao.